Ogni promessa è debito e quindi eccomi finalmente a parlarvi di un po' di novità del Cosmo Prof. Io sono stata quest'anno soltanto un giorno, solo il venerdì, quindi ovviamente non sono riuscita a vedere tutto e mi sono concentrata un po' di più chiaramente sul padiglione 21, che era quello della cosmetica green, perché è il mio settore di appartenenza. Vi faccio vedere anche un po' di quelli che sono gli omaggi che mi sono stati dati, non perché mi interessi fare un elenco di guarda ganzo quanta roba mi hanno regalato, ma semplicemente perché accanto alla foto scattata magari riesco a dirvi anche qualche cosina in più del prodotto. E quindi andiamo ad iniziare. Inizio con Recibo. Recibo presentava una novità davvero molto bella e molto interessante che però per il momento non posso farvi vedere perché ci hanno chiesto di non parlarne fino a martedì, quindi per quella ci riaggiorniamo a martedì. Però oltre a quella ho avuto modo di valutare meglio la parte shampoo e condizionanti che è stata lanciata al Sana dell'anno scorso, se non erro, e che ritenevo già molto valida sulla carta. Per di più ne ho avuto ottime recensioni da chi l'ha provato e quindi gentilmente mi è stata omaggiata una mini size da 100 ml, che sono quelle nuove che hanno proposto per questa fiera, quindi ottime pensate per i viaggi e per le quali sperano di poter fare anche un kit appunto di mini taglie viaggio e poi qualche sample di modo che mi permetta di provare la linea detersione e condizionamento dei capelli. Passiamo a Officina Nature, dove si parla già di mare e di sole. Infatti è stata presentata la linea solari, tutte con confezioni in alluminio e tappo in bioplastica, ma soprattutto molto interessante, proseguendo il trend e la caratteristica dei prodotti ultimi solidi, la linea, diciamo, nutriente dopo sole solare, di cui potrò provare il burro corpo solido, quindi lenitivo e azione riparatrice, e il doccia shampoo con azione quindi dopo sole e riparatrice. Passiamo poi a parlare di Eterea. Eterea aveva uno stand bellissimo, tra l'altro con un'altalena dove era possibile fare le foto, che era molto divertente, e presentava la novità dei loro trattamenti in ampolla. Trattamenti che sono considerati trattamenti urto da fare in un ciclo di 2 settimane che si possono alternare a seconda delle esigenze della pelle. Ce n'è uno della linea Helix, che è quella specifica per andare a non solo idratare ma anche ad uniformare l'incarnato, ad illuminare. C'è quella della linea Gold, volta a lavorare sui segni del tempo, e c'è anche poi quella specifica azione liftante rassodante. Sempre però parlando di Eteria, vi sarete probabilmente accorti che non vi avevo parlato delle novità, semplicemente perché non le avevo più ricevute dall'azienda. C'erano quindi tante cose tra gli ultimi lanci che mi interessava provare, in particolare quando mi è stato chiesto, ho scelto di provare la linea per capelli perché aveva diverse referenze che mi interessavano molto, tra cui lo scalp scrub, quindi lo scrub per il cuoio capelluto, che sapete che è un prodotto che non manca mai nelle mie routine e quindi sono sempre ben disposta a provare nuove formulazioni. Uno shampoo delicato, volendo adatto anche per lavaggi frequenti, ma soprattutto che mi incuriosisce molto l'Airwrap Treatment, quindi un trattamento particolarmente nutriente e districante che io valuterò innanzitutto se può essere adatto anche ai miei capelli sottili e poi proverò anche su quelli di mia figlia Marta, che sono più numerosi e più voluminosi per avere il doppio effetto da potervi mostrare. Dall'Italia ci spostiamo in America per parlare di Glow Oasis, che è una linea di prodotti tutti con un sistema liposomiale di probiotici, quindi che vadano a rispettare il maggiormente possibile il microbioma cutaneo e con delle texture davvero molto piacevoli. C'è ad esempio un esfoliante enzimatico in polvere, ma soprattutto quello che mi aveva maggiormente colpito e che posso provare tramite una mini size che mi hanno mangiato
è il loro burro struccato, perché è davvero estremamente fondente e vellutato come texture, e quindi mi aveva incuriosito molto. Sono passata poi da Alama, di cui io già utilizzo lo shampoo secco, che ha però appunto tutta una linea completa dedicata ai capelli. E tra l'altro un prodotto in particolare mi ha colpito moltissimo, che è lo shampoo secco ma in mousse, una cosa secondo me diversa dal solito, originale. Infatti me la sono comprata su Amazon perché sono curiosissima di provarlo. Nel frattempo, ora non so dove sono, comunque mi hanno gentilmente dato anche dei campioncini da provare della loro linea di shampoo e condizionante, quindi avrò modo di provare anche loro. È stato poi per me un grande piacere poter finalmente approfondire la realtà di Silveco, che io conosco per fama, anche perché me ne hanno sempre parlato molto bene le mie donne della Maison Firenze, di cui io mi fido sempre tanto, e ho avuto quindi l'occasione di farmi spiegare bene tutta la linea e sono stati deliziosi, mi hanno dato un sacco di referenze da provare, per cui è un marchio di cui sicuramente riparleremo molto presto. Tanto perché a noi ci piace complicarci la vita, con Valentina di Officina dei Saponi, che sta a Prato, quindi a un passo da casa mia, noi ci vediamo invece solo alle fiere o a Bologna o a Milano, perché ci garba così, ma prima o poi rimedieremo. Valentina che cosa mi ha regalato? O meglio, non a me, ma in realtà a mio marito, perché appunto ieri era il suo compleanno e per l'appunto presentavano la linea uomo, per cui shampoo solido per la barba e l'olio per la barba. Allora, le profumazioni sono entrambe molto asciutte, un legnoso molto fresco con una puntina di nota aromatica molto piacevole, e in particolare devo dire l'olio barba che ho provato ora un pochino sulla mano ha un tocco particolarmente asciutto, quindi ottimale anche per chi non ha voglia di avere troppo residuo, non vuole l'effetto lucido, ma vuole comunque un effetto nutriente e condizionante per la barba. E con questo, signori, finisce quello che posso farvi vedere io di questo Cosmoprof 2023. Come vi ho detto, sono stata solo un giorno, quindi le cose da vedere erano sicuramente mille altre, ma il mio tempo a disposizione era quello. Un paio di sample che fanno sempre comodo, ma che già conoscevo. Shampoo secco in formato viaggio, che è sempre comodo. Io sapete che gli shampoo secco li uso moltissimo, li porto sempre dietro perché, avendo il capello sottile che tende ad appesantirsi facilmente, a volte ho bisogno di rinfrescarlo ancora prima del tempo di fare lo shampoo, soprattutto quando il tempo di fare lo shampoo non ce l'ho. E poi Ecodenta, che è un dentifricio, questo è a base di cocco, io l'avevo già provato una volta, mi era piaciuto molto, però non riesco a trovarlo come rivenditore, quindi anzi, se sapete dove lo posso comprare, se mi mandate qualche news, mi fate felice. Prima che se ne vada completamente la luce, se vi ricordate, parlando del Cosmoprof domenica, vi avevo lasciato in sospeso una cosa che riguardava un lancio di residuo che ci avevano chiesto di aspettare oggi a far vedere. E quindi adesso ve lo posso far vedere. Si tratta della linea solare, una linea solare che presenta diversi formati e diversi prodotti. C'è una crema, si chiama 365, quindi nata come protezione solare da utilizzare tutto l'anno, una texture eccezionale, fondente, senza scia bianca, molto asciutta al tatto e secondo me appunto ottima base anche per il trucco. C'è poi anche molto interessante, di cui io ne ho due sample da poter provare, la crema mani
con protezione solare 30. Dico molto interessante perché una crema mani con protezione solare difficilmente si vede in giro, invece se ci pensate le mani sono una delle parti del nostro corpo più esposte ai raggi solari, quindi molto interessante che ci sia questa possibilità. E poi in ultimo quella che io ho in formato grande, ma che esiste anche in formato più piccolo, ed è la Light Face and Body, quindi stessa formula appunto sia per il viso che per il corpo, protezione 50, che esiste appunto in due formati, idealmente pensata a formato più piccolo per utilizzarlo in maniera più pratica per il viso, infatti anche un beccuccio più appuntito, e questa invece in tubetto pensata per l'applicazione per il corpo. Però, come vi dicevo, stessa tipologia di formulazione, semplicemente in due formati differenti.